Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Ciao a tutti, sono Giulio Incaglio e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Un saluto. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il campionato. Gentili ascoltatori, una buona serata dall'Olympic Stadium di Denzin, l'Olympic Stadium per Olympic Lione Juventus, l'andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Andiamo velocemente qui, un buonvenuto in Radio Cronaca da Daniele De Conno. Tutto è pienissimo l'Olympic Stadium, ma andiamo subito a dirvi le formazioni. Lopez in porta, poi Denger, Marcelo, Marsal per il Lione, un 3-5-2, Dudi Bos, Gomez, Suarez, Toussaint, Aurier e Cornet in attacco, e Ekambi, Dembélé, il capitano è Denayer. Per la Juventus, Szczęsny in porta, Alexandro, De Ligt, Bonucci e Danilo, Rabiot, Pjanic, Betancourt in attacco, Ronaldo, Dybala e Cuadrado. Il capitano è Leonardo Bonucci, l'arbitro è il signor Jesús Gil Manso, lo spagnolo. I due assistenti Diego Berbero, Angel Nevado al quarto uomo, Guglielmo Quadra, Fernandez, Alvaro, Juan Martinez, Riccardo De Burgos. Attacca il Leone, maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi da sinistra verso destra. La Juventus, maglia, calzettoni e pantaloncini praticamente in colore verde acqua. È iniziata da 5 secondi la partita con l'Olympic Lione con la Juventus. È una partita davvero interessante. Questa è una di quelle partite importanti. E allora vediamo come potranno andare queste due squadre. Allora, ricordiamo che adesso è già in possesso palla, cioè la Juventus, il pallone per Rabiot ancora in avanti. C'è in panchina. C'è i Gonzalo Higuaín in panchina, i due coach, Rudy Garcia da una parte, Maurizio Sarri dall'altra. Lo ricorderemo che ricordiamo praticamente che ci è una questa è una grande partita perché valevole l'andata, valevole per i quarti, valevole per gli ottavi di finale. Questa è soltanto l'andata, poi sarà il ritorno praticamente. E allora vedremo come andranno le cose. E allora è una partita di solito straordinaria. La Juventus che deve continuare davvero per il meglio. Adesso c'è ancora il pallone all'indietro per Bonucci, che è anche il capitano.
va in avanti, era un bellissimo pallone per Dybala, poi prende ancora il pallone con in avanti proprio il Lione, che al terzo minuto sta ottenendo un piccolo possesso del pallone. Lione e 0, Juventus 0. Allora mette in fallo laterale il giocatore numero 12, Alexandro. Rudy Garcia, che proprio vuole spingere i suoi agio, ricordiamo ha allenato proprio la Roma quando c'era il suo ex giocatore, il numero 5, il centrocampista Miralem Pjanic. E quindi Miralem Pjanic, che lui ha anche fatto una bellissima punizione contro la Juventus. Adesso il pallone rimessa con le mani, lo mette, ma sembrava per Mattias De Ligt, che non è stato l'ultimo a toccare. Allora va Alexandro, sempre già nervoso con la mini sigaretta che c'ha Maurizio Sarri, un po' bianca, un po' la parte arancione, ed è nervosissimo Maurizio Sarri già in questi minuti, come si capisce. Allora il pallone indietro per Lope, per Szczęsny, maglia, pantoncini e calzettoni verdi per Szczęsny, ancora il pallone per Danilo, poi c'è una rimessa con le mani in favore della squadra bianconera. Allora ricordiamo che c'è una piccola rappresentanza di tifosi della Juventus, erano un pochino spaventati i giocatori anche la società del Lione per il coronavirus, ma non c'è niente. Non c'è da preoccuparsi. Ricordiamo che alcune partite di Serie A saranno a porte chiuse, tra cui il derby d'Italia che gioca allo Juventus Stadium di Torino, all'Allianz Stadium di Torino, si giocherà domenica alle ore 20:45. Ancora una partita importante, ancora il pallone messo in mezzo, non ci arriva Cuadrado, non arriva Cuadrado per il gol, per segnare già il gol del vantaggio su un assist di Cristiano Ronaldo. E già inizia a prendere appunti il coach Maurizio Sarri, che ha visto questa azione. Vediamo Cristiano Ronaldo che ha messo in mezzo, non ci arriva Cuadrado e non c'è neanche arrivato Lopez, il porratiere dell'Olympique Lione. Allora, queste sono le giocate. Adesso c'è la rimessa dal fondo che abbatte proprio Lopez, Rudy Garcia, che praticamente è un allenatore bravo Rudy Garcia. Peccato nelle proprie peccato in Italia che non abbia fatto quello che doveva. Intanto l'arbitro Jesus Gil Manzano aveva visto, è arrivato delle segnalazioni dal VAR, ma per forse una piccola spinta su Quadrado, ma non c'è niente, quindi l'arbitro dice che si può riprendere dalla rimessa al fondo. È già battuta il pallone per Marcelo, ancora spazzato via da De Ligt, ancora va a prendere il pallone Cornet, ancora ci sta provando ancora il pallone in Lione, non riesce, ma ancora dalle giocate veramente all'indietro sono giocate davvero difficili. Allora bisogna anche capire come vogliono andare a giocarsi questa grande partita. E allora è una partita davvero interessante, e allora vedremo come. Allora, è una partita davvero interessante, vedremo. E allora vedremo cosa e come riusciranno a giocarsela. Siamo ancora noi sempre in diretta qui per raccontare questa partita. Intanto ancora ci ha provato poco fa il Lolin Piclione, ma con una leggera deviazione il pallone va a Szczęsny. Allora vediamo, c'è un giocatore dell'Olympique Lione a terra praticamente, e allora bisogna anche capire come e che cosa faranno. Intanto quello che si potrà anche vedere
È una partita davvero interessante questa, bisogna anche capire che le partite Champions sono davvero entusiasmante. La partita di Champions League è una partita davvero importante. Lione Juventus. Allora vediamo, intanto è uscito il giocatore numero 27 Cornet. E allora vediamo. E allora è una di quelle e allora vediamo allora, è una partita davvero importante, ancora non riescono ad andare in avanti, ci sta provando la Juventus, il pallone per Rabiot, ancora non niente da fare, è una partita davvero importante, al momento non si riesce ad andare in avanti. È una partita interessante, sta facendo un pochino di possesso palla praticamente la Juventus, ma che non è veramente in grado di dare il tutto per tutto. Perché vi voglio dire questo? Perché è una partita di quelle che vanno per il meglio e vanno fino alla fine. Allora, vi stiamo regalando a tutti i gentilissimi radioascoltatori, dopo 10 minuti siamo Lione 0 Juventus 0, il pallone De Ligt, poi da De Ligt si va al numero 12 Alessandro torna all'indietro per Leonardo Bonucci va a De Ligt vuole servire un compagno alto ma non riesce a servire vicino il capitano Leonardo Bonucci, ancora il pallone da Rabiot che stava arrivando al giocatore Dybala, è arrivato a Lopez, portiere del L'Olympique Lione. E allora è una partita davvero interessante. Vediamo quello che possono fare. Ancora la partitissima. Vediamo. E ancora il pallone per Pjanic, va avanti, c'è un fallo anni di Tuzart, il calcio di punizione in favore del Lione, già battuto, ancora in avanti, vediamo. Siamo all'undicesimo, Lione e Juventus sono fermi sullo 0-0. Il pallone viene recuperato dal 39 Gomez Soares, poi ancora a Gomez Soares che scambia per un compagno, ma il pallone per Dubois, ancora il pallone all'indietro per Deneger, da Deneger si va a Marsal, ancora era un bella giocata in avanti per e cambi, ma arriva Szczęsny. E allora la Juventus adesso sta facendo un piccolo possesso del pallone, ma non riesce in grande velocità a giocarsela. Però bisogna anche capire come possono giocarsi avanti. Ancora siamo un po' più avanti rispetto alla partita di Madrid 0 Manchester 0, mentre il Manchester City 0 Manchester City 0, una
partita di quelle che servono soprattutto per il ritorno. Ancora ricordiamo che ve lo ricordo giusto per una piccola panoramica anche sull'altra sfida, che noi vi ricordiamo giusto una cosa, che Real Madrid è arrivato secondo nel girone, e quindi intanto c'era una brutta botta su Alexandro, il giocatore numero 14 Dubois, e allora Lione 0 Juventus 0 al tredicesimo. Ancora il pallone preso per Betancourt si è girare, deve tornare indietro, va dal giocatore Matias De Ligt, ancora va Leonardo Bonucci, Alexandro che deve, che avanza sulla fascia sinistra, Alexandro, il pallone per il giocatore, per il 25 Rabiot. Il pallone per Alexandro, devono ancora gestire il pallone la Juventus, il pallone per Leonardo Bonucci, il numero 19, poi il pallone va a Danilo, da Danilo va a Betancourt, il pallone a quadrato, il pallone va a Rabiot, da Rabiot a Bonucci, Alexandro, da Alexandro ritorna il pallone indietro a Leonardo Bonucci, il pallone per Matias De Ligt, ancora che un anno fa praticamente, diciamo non un anno fa, ma aveva segnato contro la Juventus con l'Ajax, che adesso l'Ajax è in Europa League, sedicesimi. Ancora il pallone viene preso da Betancourt, ma c'è il calcio di punizione, c'è il fallo su Cristiano Ronaldo, ancora il fallo è stato del giocatore numero 29 Toussaint, e non arriva neanche il cartellino giallo. Saranno 30 metri, sono 30 più o meno i metri, 30 più o meno i metri che bisogna che la Juventus ha rispetto praticamente alla porta, praticamente 30 metri. Vediamo, c'è Miralem Pjanic che potrebbe fare male. E allora il tiro non ci arriva proprio nessuno. E allora, quindi un tiro molto alto, che forse c'è un calcio d'angolo, arriva in un calcio d'angolo, il giocatore numero 20 Marsal, va Pjanic per Dybala, va cortissimo Dybala, pallone messo in mezzo, non c'è nessuno. Vediamo adesso tutti i tiri e di rimbalzi. Allora il pallone che va che è ripreso dalla Juventus, il pallone per il giocatore numero 30 Betancourt, ancora il pallone lì indietro per De Ligt, ancora De Ligt, pallone per Leonardo Bonucci, da Bonucci ad Alexandro, da Alexandro di nuovo Leonardo Bonucci, che anche il capitano, il pallone a Matias De Ligt, Delix che vuole approfittarne ma non riesce ad andare avanti, era un pallone buonissimo per Juan Cuadrado, ma non è riuscito a fare il tutto per tutto. E allora vediamo come possono fare, come possono andare. E allora vediamo in questo momento che cosa stia succedendo in queste fasi di gioco. E allora c'è una Juventus che ci vuole provare, ma il Lione sta adesso dando una botta, una carica, il pallone in avanti per Oar, ancora il pallone va all'indietro per Marcelo,
po' si va da tutt'altra parte, ancora sulla fascia sinistra, il pallone per il giocatore numero 29 Toussaint, il pallone non è uscito, lo va subito a recuperare Pjanic e allora non lo riescono a fermare il giocatore Lione, soprattutto con Cornet, e allora Cornet, allora si va alla rimessa con le mani in fuori della squadra di Maurizio Sarri. Maurizio Sarri è preoccupato, però si sta un attimo allacciando la scarpa il giocatore numero 25 Rabiot. Quindi Adrien Rabiot, grande giocatore francese, Adrien Rabiot, le va Alessandro. Il pallone va subito dall'altra parte per Danilo. Danilo va sulla fascia destra, Danilo. Il pallone per Betancourt, ancora nessuno riesce ancora, siamo al quindicesimo a Madrid, vi stiamo aggiornando proprio. Real Madrid 0 Manchester City 0, mentre qui a Lione siamo già al diciottesimo, Lione e Juventus sono fermi sullo 0-0. Allora quindi sono 3 minuti di differenza tra le due partite. Ancora il pallone viene preso subito da Marsal, ancora nessuno riesce, ma la Juventus sta pressando molto bene in questo caso, Juventus che deve giocarsela, sta giocando molto nella metà campo avversaria e Lopez ha dovuto rinviare, intanto c'è stato un fallo anni del giocatore Dembélé numero 9, quindi Bonucci ha fatto il fallo, il capitano della Juventus, quindi siamo, quindi Lione e Juventus sono ferme sullo 0-0. E allora bisogna anche capire adesso come la Juventus proverà a risistemare il gioco. C'è intanto una posizione di fuorigioco per il di fuorigioco, posizione di rientro. E allora vediamo adesso come vanno le cose. E allora questa partita davvero interessante. E allora andiamo a vedere quello che sta succedendo in campo. Ancora il pallone per Dubois, il pallone va all'indietro, non c'è ancora Dubois, ancora è un pallone che è spazzato via da De Ligt, poi c'è un fallo che l'arbitro non vede, ancora il pallone di Dubois, pallone messo in mezzo, spazzato via, ancora va a riprendere il pallone Toussaint, ancora è una partita di quelle davvero importanti. E allora vediamo adesso cosa succede. C'è un calcio di punizione. E allora vediamo anche come vanno come stanno andando le squadre. Intanto c'è un calcio angolo, sembrava che era uscita fuori, calcio angolo in favore del Lione, va a battere il giocatore numero 8 ancora pallone buttato in mezzo, ancora palo una traversa, palo che era la traversa clamorosa, ancora si riprende il pallone, momento 7 Cornetta, pallone in mezzo, ancora niente da fare al momento, ma stiamo avendo una partita molto interessante, il pallone non è riuscito a tenerlo il giocatore numero 21 e Cambi, e allora c'è la rimessa la rimessa dal fondo proprio
E quindi no, rimessa con le mani, rimessa con le mani. Allora bisogna anche capire quello che vorrebbero, anche vorrebbero fare. C'è una questa è una partita davvero entusiasmante. Ancora Lione con i cambi contro due. Ancora dà il compagno Dembélé, adesso messo il pallone in mezzo, era per il numero 39 Suarez, ma non c'è niente da fare. E allora dobbiamo capire come vanno le cose. E allora vediamo adesso. Adesso sta attaccando di più Lione, lo stiamo notando da un paio di minuti. Seguiamo ancora l'azione di pallone per Dubois. Dubois va per un compagno. Il pallone va per Suarez, ancora il pallone per Dubois, pallone messo in mezzo, un pallone incredibile per Dembélé, mamma mia Dembélé, cioè De Ligt ha messo in calcio d'angolo. De Ligt è stata veramente un'azione molto importante questa. Allora bisogna anche capire come e che cosa farà soprattutto il Lione. La Juventus è tutta nella propria area di rigore, va Dubois a battere il calcio d'angolo, va Dubois, pallone messo in mezzo, spazzato via il pallone, però si scaramenta sul fondo, c'è stato un tiro altissimo del giocatore Martial. Allora è una di questa regola in trovate tutti quanti le cose, trovate tutto quello che accade. Allora sulla nostra regola, per chi si fosse perso inizi di Radio Cronaca, la puoi riascoltare dopo appena vincere a tutto il podcast. La Juventus, ma bravissimo Lopez, mamma mia, ha veramente temuto proprio l'attacco Leone, che stava per perdere soprattutto un ottimo pallone, il pallone che va fuori e c'è rimessa laterale in favore della Juventus. Intanto Ronaldo, che in precedenza ci ha provato, il bravissimo Lopez, sta quasi per essere autorete, ma Lopez non, poi infine non è toccato, sta per toccare, ci sembrava a noi, ma invece ha spazzato via il giocatore Ominzetta a corne, Ornetta, grande giocatore ancora in difesa, ancora il pallone da Betancourt, va ancora a Rabiot, poi non riesce ad andare, ancora il pallone. Il pallone in alto, ancora recupera il pallone Dembélé per un compagno, riesce ancora Dembélé, ancora il pallone spazzato via dal numero 30 Betancourt. Stanno scambiando un po' di considerazioni Gianluigi Buffon e gli altri in panchina. Allora sono in presenza di azioni bellissime di entrambi le squadre. Quando siamo al 26esimo minuto, Lione e Juventus sono ferme su 0-0, 43% possesso palla delle squadre di casa del Lione, 57% possesso palla della Juventus. E allora bisogna capire che cosa deve dare la squadra di casa e non la Juve, perché la Juve adesso vuole attaccare, la squadra di casa deve difendere e per il momento non sta facendo un grande gioco. Il pallone è urato da De Ligt, poi il pallone va per Alessandro Bonucci, il pallone per Pjanic, De Ligt in avanti, il pallone per Betancourt, ancora Betancourt, riprende il pallone Juan Cuadrado, ancora due con Cuadrado, e scambia il pallone, ancora il pallone messo in mezzo, spazza via Marsal, ancora la Juventus che ci prova da lontano ci ha provato il grande Danilo,
Mamma mia, no, Alessandro ci ha parlato, Alessandro. E allora vuol dire che la Juve veramente adesso ha messo una marcia in più, ha messo. E allora adesso ci sono soprattutto i presupposti, sono tanti per il momento i presupposti, i presupposti per la Juventus. E nel frattempo, bisogna anche capire quello che considerano tutti. Intanto è stato il giallo per il giocatore numero 6, Marcelo. Si è preso il cartellino giallo Marcelo. E allora Marcelo si è preso il cartellino giallo. E allora bisogna anche capire come andranno proprio le grandi questa partita, perché al momento sta andando tutto e di più. Allora battuto il calcio di punizione, ancora lo riprende subito De Nayer, ancora in avanti il pallone per Tuzart, ancora non riesce, allora riprende il pallone Danilo, si va da Szczęsny. Allora importante che c'è, le cose che ci sono da sapere, che adesso la Juve non subisce da qualche minuto e sta avendo un possesso palla fortissimo, con i calci di punizione, con quello che sta succedendo. Occhio, non c'è arrivato Cristiano Ronaldo, ma c'è arrivato Lopez. Sembrava un'occasione quasi scritta. E allora niente da fare al momento. E allora intanto c'è una pausa, perché c'è un giocatore, c'è De Ligt che perde sangue dalla testa, Mattias De Ligt, quindi si è fermato il gioco per medicare Mattias De Ligt, forse in un colpo di testa, in presenza con tre giocatori del Lione, ma si è scontrato con un compagno De Ligt, con Alex Sandro. Mamma mia, gli è andato il piede addosso, il piede. E allora bisogna anche capire che cosa succederà. Allora vediamo adesso. E allora ci sono tante cose. Quello che succede adesso, si è da poco ripreso il gioco, da qualche minuto. Allora ancora il pallone per il Lione. Intanto Quadrado, c'è rimessa per il Lione, ma subito Suazer, ancora 1-2, ci sta provando Suazer, pallone in mezzo, e la rete del Lione, che veramente ha fatto un'azione importante e segna il numero Tuzart, e tutti in festa praticamente con Tuzart. Il Lione è in vantaggio praticamente il Lione, praticamente.
Lione 1, Juventus 0. Ma c'è stato un grosso errore da parte della difesa bianconera. Due giocatori, il giocatore Pjanic che si fa passare il pallone e segna il Lione, e erroraccio della difesa bianconera, ha segnato il Lione con Tuasart. Mamma mia, esplode in una festa grandissima proprio. E allora è una grande festa al momento per quanto riguarda allora è una partita che era sembrata non impossibile per la Juventus. Ricordiamo che questa è solo l'andata al momento, e ancora è una partita. Adesso c'è un calcio di munizione, il fallo è ai danni del giocatore numero 39, Gomez Suarez. E poi intanto si è forse fatto male il giocatore numero 8, Gomez Oar. Ancora il pallone ancora per la Juventus, deve liberare, deve continuare a giocare come ha fatto in questi piccoli minuti. Ma altro errore della difesa bianconera, prende il pallone Dembélé, il pallone si scaramenta sul fondo, ma stanno giocando male i giocatori bianconeri. Mamma mia, i bianconeri veramente adesso non è la squadra che veramente abbiamo visto negli anni scorsi in Champions League, la squadra bianconera in questi minuti. Intanto già c'è la fascia, Matthias De Ligt alla fascia, perché si era fatto male, perdeva sangue. E allora adesso bisogna anche capire cosa succede. Ci sono a volte oggi giocano tantissime, non gioca solo la Champions League, lo voglio ricordare, gioca anche il turno infrasettimanale Serie C, per gli amici della Serie C che sono anche tifosi della Juventus, stiamo rendendo un gran servizio. Ronaldo la manda fuori, Cristiano Ronaldo, era ovviamente un tiro buono. Sembra che ci sia arrivato Lopez. No, non ci è arrivato Lopez. Ma Ronaldo ha fatto male. Ronaldo poteva aspettare, giocarsela per un compagno, ma non c'è riuscita. E allora si rivede da una rimessa al fondo. Andrà Lopez dal fondo. E bisogna capire la Juventus adesso come si metterà il match, perché è una partita. Tanto c'è un fallo ai danni di Milem Pjanic, è stato il pupillo di Rudy Garcia, che chi meglio di lui lo può conoscere, perché è stato giocatore della Roma. Intanto ha preso un buon pallone Lopez, che era diretto a Cristiano Ronaldo, ha parato Lopez. Questa sera adesso sta facendo meglio di Szczęsny. Szczęsny ha avuto quella colossale occasione in precedenza, però niente ha avuto a che fare, soprattutto Szczęsny ha avuto le parate incredibili in precedenza. Ma poi con quell'occasione che ha avuto il Lione
E allora la difesa non è stata attenta, non è quel pallone che Pjanic poteva murare, poteva anche mandare in calcio d'angolo, gli è passato proprio sulla gamba, gli è passato vicino alla gamba destra. E allora Tuzard ha messo il pallone dentro la porta. Intanto c'è il fallo di Alex Sandro ai danni del giocatore Cornet. Allora, adesso la Juventus sta giocando soltanto di falli. Di falli sta giocando, non sta giocando di niente, di nient'altro. Allora, questa è una partita diversa. 1-2 ancora avanti. Ci sono le varie possibilità al momento. E allora vediamo quello che succede adesso. Ancora il pallone per il Lione, pallone messo in mezzo, il tiro del giocatore numero 20 Marsa, numero 21 e cambi, poi Szczęsny ha parato, ancora ci sta provando il Lione, il giocatore Dubois dà il pallone al numero 21 e cambi, ancora Cuadrado, chiedono la mano di Cuadrado, non è così, l'arbitro non stanno guardando anche alla VAR, sia a Martinez che Duburg. Stanno De Burgo, vediamo se c'era la. Noi non siamo riusciti a capire perché. Non siamo riusciti a capire. Può darsi dal. Allora sta Rudy Garcia. Vediamo. Intanto sì, no, fa riprendere il gioco. Non era fallo di mano, era tutto petto. Avevano subito reclamato praticamente i giocatori, quindi è stato petto e mano, forse in guarda, prima tocca, ecco, deve toccare, allora il regolamento dice che deve toccare solo se la tocca con il braccio prima, poi la rimette con in gioco, allora è rigore. Per il resto ha toccato prima col petto, poi con la mano, non è col petto e poi col primo colpetto e poi col braccio, non è calcio di rigore. Ma siamo intanto l'azione della Juventus, il pallone messo in mezzo per Rabiot, il pallone si scaramenta proprio sul fondo. Allora intanto ricordiamo che Real Madrid e Manchester City si è su fermo sul 0-0, Rabiot ha messo di testa ma il pallone si è scaramentato proprio sul fondo. E allora diciamo che gli interventi del VAR sono fondamentali, fondamentali quando è arrivato proprio il VAR nella Champions e nell'Europa League, hanno veramente cambiato la storia, perché alcune azioni in precedenza non erano chiare, non erano chiare, alcuni hanno fatto anche fallo di mano, giustamente, e poi con queste sperimentazioni è un VAR veramente che ha dato importante. Intanto abbiamo visto De Ligt tutto fasciato con la rete in testa, perché gli è uscito molto, ma molto sangue. Ancora il pallone per Tuzart. È un possesso palla del Lione. Il Lione ancora ci provano come dei lupi. Forza, forza. E allora Cornet si guadagna un calcio d'angolo. Lo mette in angolo Bitancur. Allora siamo al 41esimo minuto. Lione 1, Juventus 0. E allora andiamo adesso ancora il pallone. Il gol è arrivato al 31esimo minuto. 31esimo minuto con Lucas Tuzart, assist di Usam Oar. Ancora erroraccio della Juve, ancora errore, mamma mia, ma anche l'errore di Ekambi. E allora la Juventus sta facendo male, un errore è stato soprattutto del numero 5 Pjanic, cioè non deve continuare così, deve praticamente, non deve giocare male la Juventus, sta facendo malissimo. E allora
si vede quello che non deve. La Juventus non si sta vedendo bene a livello difensivo, perché adesso non guadagna un calcio in munizione, però riparte subito il Lione. Siamo all'azione, in l'azione, poi l'azione, ancora il pallone viene preso da Suarez, ancora pallone spazzato via da Danilo, ancora Ronaldo, un altro errore, ma c'è in questo caso fallo su Ronaldo, lo fischia Gil Manzano l'arbitro. Allora vi spiego perché la Juve ha fatto tanti errori. La Juventus in fase difensiva non è brillante come lo era in precedenza, ma non in precedenza della partita, in precedenza delle partite, quando le vinceva molto molto bene, da quando praticamente è stata abbattuta dall'Hellas Verona per 2-1, non si è rialzata la difesa juventina e per questo subisce molti gol. Sarri deve richiamare i suoi, soprattutto nella fine primo tempo, deve ricostruire tutta la squadra, non deve mandare subito Higuain, perché sarebbe una mossa secondo me azzardata. Deve almeno rimandarlo per il in corso del secondo tempo come forza fresca. Non deve usare Blaise Matuidi, perché c'è anche il presidente Agnelli a seguire la partita. Non deve mandare subito Blaise Matuidi perché è diffidato, e non poi se prende un altro giallo, il giallo in questa partita non ci sarà per il ritorno all'Allianz Stadium di Torino. Ma seguiamo l'azione, Alexandro, ancora il pallone preso bravissimo da De Nayer, ancora il pallone avanti per Ekambi, Szczęsny, e bravo Ekambi, bella occasione. Ma la difesa della Juve, erano due giocatori, ma uno era Matthias De Ligt, era comunque, sembrava che stoccava Szczęsny, invece era fuori, però con due giocatori era uno, diciamo, inizio uno contro uno, poi ha trovato un piccolo arco, ci ha provato, perché non era murato Ekambi, e adesso deve ricostruire tutta la difesa la Juventus, perché non sta giocando molto bene. Il pallone per Leonardo Bonucci, poi il pallone per Cristiano Ronaldo, Leonardo Bonucci, il pallone per Dybala ancora Cuadrado, Dybala non si è fatto vedere molto in questa partita, ancora il pallone per Dybala. Pallone che va per poi va il pallone per Ronaldo, che è stato fermato al numero 27, allora c'è il calcio di punizione, fermato da Dubois, è stato fermato. Calcio di punizione in favore della Juventus, la batte, cioè Pjanic e Cristiano Ronaldo, forse Ronaldo farà una finta e Pjanic ci andrà, ma sono comunque 25 metri dalla battuta, sono un 25, anche 23 metri. Vediamo, stiamo per entrare nei minuti di recupero, dovranno essere anche 3 minuti di recupero, perché la medicazione ha delete. Allora, ancora sono 3 minuti di recupero. Va Cristiano Ronaldo sulla barriera, ma si riparte indietro da Szczęsny. Allora, Ronaldo che cerca sempre di segnare sul calcio di punizione, e allora non riesce, gli riesce poco. Allora deve, secondo me, Ronaldo lasciarlo agli specialisti come Pjanic. Ronaldo, ancora il pallone per Alexandro che scivola, lo prende Dubois, e allora è una, ancora il pallone preso da Miralem Pjanic, poi recuperato da Dembélé, il pallone per Ouar, ancora
è un c'è andato già il primo minuto dei tre di recupero, sempre in vantaggio Lione per 1-0 con il gol al 38esimo di Toussaint. Ancora il pallone viene preso da Dubois, ancora il pallone per Ekambi, pallone messo in mezzo, tagliato, non c'è nessuno, recupera subito il giocatore numero 39 Soares, para, bravissimo Szczęsny, in questo caso ha parato un grandissimo pallone. E allora presa da Szczęsny, se ne va già il quasi il secondo minuto dei tre di recupero. Allora adesso allora poi ne anche analizzeremo a fine primo tempo, prima di lasciare spazio alla nostra consueta pausa, praticamente con la nostra consueta pausa. Allora lasciamo parleremo soprattutto di come si può schierare Juventus nel secondo tempo. Mancano 30 secondi alla fine dei tre minuti di recupero. Il pallone per il numero 30 Betancur, erroraccio, ma c'è una sembrava errore, ma invece Alessandro ci ha battuto subito la messa al laterale. Alessandro, il pallone va per Rabiot, Cuadrado deve tornare indietro, mancano 5 secondi alla fine del primo tempo. E allora adesso non c'è niente da fare per questo primo tempo. Jesus Gil Manzano, l'arbitro spagnolo manda tutti negli spogliatoi, che poi si ritroveranno in campo fra un quarto d'ora circa. Allora, la Juventus non ha giocato bene. La Juventus deve rimettere forze in campo. Maurizio Sarri deve parlare ai suoi negli spogliatoi. Perché praticamente deve concentrare le forze. Sarebbe un cambio buono. Sarebbe un buon cambio. Higuain, secondo me, Cuadrado, diciamo. Però lo può essere anche Higuain Dybala, entra Higuain, esce Dybala. Dybala non si è visto molto in questo primo tempo Dybala, e potrebbe schierando Higuain, ma non subito, soprattutto dal quarto d'ora finale, perché può servire questa forza fresca. Mentre Rudy Garcia ha tutte le carte in tavola, c'è anche Thiago Mendes, giocatore importante. Thiago Mendes, io sono dell'avviso che entrambe le squadre hanno buoni giocatori in panchina, sia dalla parte dell'Olympique Lione che dalla parte della Juventus. Bisogna solo sistemare le forze in campo. Per la Juventus ha fatto 88% possesso palla De Ligt, l'89% l'ha fatto Dybala. Allora però non serve chi ha fatto più possesso palla, serve una difesa tutta quanta bella sistemata. Però queste sono solo parole. Sarri deve parlare suoi per sistemare questa partita e risistemarli soprattutto in campo. Vedremo come schiereranno nel secondo tempo. Gentilissimi radio ascoltatori di Radio Inizia il Campionato, ci troviamo sempre qui con Daniele De Conno dall'Olympic Stadium Nessin di Lione per la partita Olympic Lione Juventus, che conduce
i francesi per 1-0 al 31esimo di Toussaint. Grazie a tutti, Daniele Conno, ci vediamo fra un quarto d'ora circa per il secondo tempo. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Thank you.
Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Gentili ascoltatori, bentornati dall'OL Stadium di Lione Desnesa. Sempre qui con Daniele De Conno. Non ci sono stati cambi per il momento. La Lione attaccherà da sinistra, da destra verso sinistra, la Juventus da sinistra verso destra. Questa è la squadra. Sta intanto è iniziato il secondo tempo. La squadra del Lione, Lopez in porta, Daier, Marcelo e Marsal in difesa. Centrocampo, Dubois, Suarez, Tuzart, che ha anche il gol che ha segnato al 31esimo minuto del primo tempo, e Oar, Cornet in difesa. Questo in centrocampo, un 3-5-2. In attacco è Cambi e Dembélé. La Juventus con un 4-3-3, con Szczęsny in porta, Alexandro, De Ligt, Bonucci, Danilo, poi Rabiot, Pjanic, Betancourt in difesa. In attacco Ronaldo, Dybala e Cuadrado. Allora, nessun cambio. Ricordiamo, Lione con maglia, pantaloncini bianchi, maglia, pantaloncini e calzettoni blu per la Juventus. La Juventus, il pallone ancora per la Juventus, lo gestisce proprio il capitano Leonardo Bonucci. Ricordiamo che Matthias De Ligt porta una fascia in testa perché è stato colpito da un compagno in un calcio di munizione nel primo tempo ed è uscito molto sangue, per questo è coperto, proprio è stato medicato. Non c'è stato adesso il pallone per il numero 14 Dubois, che grazie soprattutto all'esperienza si va a prendere una rimessa con le mani che sembrava che se la stava per prendere anche Rabiot della Juventus. Ancora il pallone è spazzato via negli spalti, c'è rimessa laterale in favore della Juventus, ancora il pallone per De Ligt, pallone in mezzo, pallone per Cristiano Ronaldo. Ronaldo da per Cuadrado, ancora Cuadrado all'indietro per il capitano Leonardo Bonucci. Bonucci va da Mattia De Ligt, De Ligt va per ancora per Cuadrado. Cuadrado va per un compagno, ancora pallone in mezzo. Oh, il pallone per Betancourt, rimessa laterale in favore della Juventus. Siamo al 48esimo, Lione 1 Juventus 0. Al 31esimo del primo tempo ha segnato Tuzart, al 31esimo del primo tempo. E allora è una di quelle partite vero importanti. E allora va Danilo, ancora il pallone in rimessa laterale, questa volta è per la squadra di Rudy Garcia, il Lione. E allora è una partita importante, è una partita davvero importante questa.
perché per il momento il Lione è in vantaggio, ma comunque dobbiamo vedere la partita di ritorno. Perché si va sempre a guardare la partita di ritorno? Il perché? Perché uno invoco il perché? E allora perché si va sempre a vedere questo? Perché è una Juventus. È sempre avanti in questo caso il Lione. Adesso c'è un calcio di punizione della squadra di Rudy Garcia, ancora il giocatore numero 8 War va a battere il calcio di punizione. Siamo al 50esimo, Lione 1 Juventus 0. Ancora il pallone che va tra le braccia di Szczęsny. Ancora la Juve che ci sta riprovando, ma deve ricostruire tutto da capo. Ancora il pallone che va al 30 Betancourt, pallone per Danilo, ancora il pallone a Joan Cuadrado, pallone per Danilo, Cuadrado, ancora lì pallone all'indietro, Cuadrado, ancora 1-2, non riesce in questo caso la Juventus ad andare avanti, ad andare proprio nell'area di rigore, quindi si deve ritornare tutto quanto da capo. Il pallone per Leonardo Bonucci, che lo dà un compagno, ancora 1-2, ci prova la Juventus che adesso sta giocando molto molto bene, molto bene rispetto al primo tempo. Il pallone per il numero 13 che è Danilo, poi il pallone per Betancourt, pallone per Juan Cuadrado, ancora pallone all'indietro per Pjanic, poi il pallone per il capitano Bonucci, poi si va il pallone ad Alessandro Bonucci, ancora Bonucci che va avanti, la Juventus si chiude, soprattutto va a chiudersi tra 3-4 giocatori, recupera subito bravissimo Cuadrado, il pallone per Betancourt va per dall'altra parte per un compagno, va per Danilo, ancora il Ronaldo, adesso per Ronaldo, fallo, c'è un calcio di punizione in favore della Juventus, c'è un solo giocatore ammonito che è Marcelo, il giocatore Marcelo, quindi ancora è un fallo del giocatore numero 29 del 29 Tuzart che ha segnato il... Siamo a una posizione più o meno da 25 metri, siamo a 25 metri adesso, vediamo Ronaldo, c'è sempre Pjanic o Cristiano Ronaldo, prima l'ha sbagliato Ronaldo dall'altra parte del campo, vediamo se lascerà il pallone a Milan Pjanic, lo schema che ha inventato il calcio femminile del giocatore che cade sotto, l'ha inventato il calcio femminile, lo ricordiamo. Ancora il pallone per Cuadrado, pallone messo in mezzo, spazzato via, arrivano ancora 1-2, non riesce la Juventus, allora riparte subito il Lione con Ouar, ma sbaglia adesso la Juventus che non riesce a tenere il pallone in campo, Cristiano Ronaldo, e allora intanto l'arbitro ha parlato con un giocatore del Lione che era Cornetta, che ha praticamente gli ha detto gli ha detto quello che stava gli ha richiamato, insomma, in poche parole. Riparte subito il Lione all'altra parte con Ekabi, Dembele va all'indietro, lo recupera subito il Lione, il pallone, il tiro murato, c'è il calcio
il calcio d'angolo. Oh, il Lione 1, Juventus 0 al 31esimo, ha segnato Tuzart. Allora vediamo il TL 29, il 29 Tuzart, e poi il muro di Alexandro, che è andato soprattutto sul braccio che era attaccatissimo al corpo. Sistema cornetta il pallone. C'è anche Dubois, la va il pallone per Cornet. Ancora la Juventus che deve difendere. Sa, sbaglio ancora. Uno sbaglio di Cuadrado. E allora, quello che ci chiediamo un po' tutti, ma perché la Juventus adesso sta sbagliando? Sta veramente sbagliando tanto. Bisogna anche capire che cosa, qual è il motivo di questi errori. Vedremo poi che cosa riuscirà a sapere, riuscirà proprio a sapere, dare una risposta positiva alla Juventus. Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo contro te, Ronaldo, Ronaldo dà per un compagno, ancora il pallone per Cuadrado, Ronaldo, 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 c'è Cuadrado a terra, c'è Cuadrado a terra, se ne accorge solo in questo momento Gil Manzano, e allora vediamo. Allora, aveva visto l'arbitro, soprattutto per il fallo su guarda, intanto c'è un calcio di punizioni, è un brutto, bruttissimo fallo. E allora, adesso. Vediamo ancora. Vediamo adesso. Va Dybala questa posizione. Va Dybala, pallone in mezzo. Allora riprende il giocatore Rabiot. Da Rabiot si va al capitano Bonucci. A Bonucci a Szczęsny. E allora vediamo che cosa succede adesso. E allora vediamo, ci sono due giocatori davvero interessanti. Allora Maurizio Sarri è un grande, la carriera è stato soprattutto da allenatore alla San Giovennese, Pescara, Arezzo, Avellino, e la Sverona, Perugia, Grosseto, Alessandria, Sorrento, Empoli, Napoli, Chelsea e poi alla Juventus. Per Rudy Garcia come giocatore Losc Lillet, Kane, Martinez, come da allenatore Corb e Zon, allenatore anche da giocatore Corb e Zon, Saint-Étienne, Dijon, Le Mans, Losc Lillet, Roma, Marsiglia e Lione. E Lione, allora, tanto, allora vediamo ancora adesso. E allora non aveva arbitrato Gil Manzano soltanto a Wolverhampton Torino del 28-29-08-2019. Proprio quando stava praticamente andando a qualificazione dell'Europa League, poi il 18-09-2019 con la Dinamo Zagabria Atalanta, poi il 7-11-19 Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach, scusa, contro AS Roma, arbitrato solo in questa, e poi lo scorso aveva arbitrato anche altre italiane, aveva arbitrato comunque lo scorso, allora nel 2007 Borussia Mönchengladbach Fiorentina, nel 2000
18 Atalanta, Borussia Dortmund in Europa League, sempre in Europa League Dinamo Kiev Lazio e sempre in Europa League Olympique Marsiglia Lazio, e arbitrato anche Napoli contro Zedev. Allora c'è la rimessa dal fondo di Lopez. Abbiamo un pochino anche portato un po' di statistiche, poi parliamo anche delle altre squadre, anche di francesi. Va, riesce a parare questo pallone. Hanno avuto tanto da giocare. Vediamo De Ligt, il pallone per Alessandro, pallone in mezzo per Ronaldo e non ci riesce ad arrivare, ma c'era anche posizione fuori gioco, l'ha detto e prima si sente Diego Bernardo, Diego Barbero. Allora, una partita di quelle importanti. Adesso la rimessa dal calcio di punizione, lo batte Lopez. Stanno preparando anche i primi cambi nella panchina del Lione. Ci va adesso Bonucci a prendere il pallone. Bonucci va avanti. Quadrado dà il pallone indietro per Alessandro. Ancora il pallone va avanti, pallone per ancora recupero subito veloce del Lione con Tuzart, ancora 1-2, il pallone è recuperato bene da Derek, adesso Cesny deve spazzare via il pallone, lo spazza in questo momento Quadrado, recupera il pallone, ancora il Lione con Cornet, ancora il pallone con sempre Corné, ancora il pallone Allin dietro per un compagno, poi la Juventus che ci sta provando, no, sta provando molto la Juventus ma non riesce, adesso si recupera su un gran pallone per Betancourt, fallo su Betancourt, l'arbitro c'è un cartellino giallo, un cartellino giallo lo va ad estrarre praticamente per il giocatore Cornè, il grande giocatore, il numero 27 del Lione. E allora è uscito il giocatore Miralem Pjanić, Aaron Ramsey, è uscito Pjanić, entrato Aaron Ramsey, quindi due centrocampisti, ancora la Juve che ci deve provare in questo momento, ancora il pallone per Aaron Ramsey, primo pallone toccato, ancora pallone in mezzo, c'è il deviazione in calcio d'angolo. Allora adesso la Juventus si vuole far coraggio la Juventus, siamo al 62esimo, perché deve capire qual è il proprio potenziale. Pallone per Dybala, pallone in mezzo, spazza via il numero 14 Dubois, ancora recupera Quadrado ma non la tiene, e allora il pallone viene recuperato da Suarez, ancora il pallone lo va subito a prendere il bravissimo Rabiot, che si vede anche una rimessa laterale, intanto abbiamo rivisto la presa di Suarez su Quadrado. De Ligt, ancora ci prova la Juventus, Quadrado, il pallone per Leonardo Bonucci,
da Bonucci va per un compagno, non ci riesce, ci sarà rimessa al fondo. Alessandro ha fatto un grandissimo errore. Mancano alla fine 26 minuti più, mancano ben 26 minuti più eventuale recupero alla fine di questa partita. Sempre in vantaggio il Lione per 1-0 con il gol al 31esimo del primo tempo di Tuzart. E allora il primissimo cambio tra le file del Lione, ma intanto il pallone per Cuadrado, pallone Cuadrado ancora, pallone messo in mezzo, non c'era nessuno, era un pallone scambiato con Cristiano Ronaldo. Allora adesso sempre il pallone per la Juventus, ancora 1-2, messo pallone in mezzo, spazzato via da Denayer, ancora Juventus in possesso palla, ma bravo De Ligt che recupera un ottimo pallone, il pallone per Aaron Ramsey, Cuadrado, il pallone per CR7, ancora Aaron Ramsey, pallone per Dybala, di ancora Cristiano Ronaldo dà il pallone ad Alessandro che ci vuole andare. Alessandro, viene murato il pallone, allora si ritorna, c'è la rimessa con le mani, bravissimo il pallone di Danilo che viene messo in rimessa con le mani, bellissima partita. E allora è stato un tiro importante a Ramsey, esce il giocatore numero 21 e cambi ed entra Martin Terrier, dice il primo cambio, esce per il Lione, esce e cambi ed entra Martin Terrier, esce Carl Tocco e cambi ed entra Martin Terrier. E allora adesso sembra essere in netta difficoltà il Lione. Poi con i cambi ancora il pallone per Cornet, scambia per Toussaint. Primo pallone per Terrier. Scambia con Marsal, poi per Cornet ancora, il pallone che va per Denayer. Stanno adesso giocando a passaggi veloci il Lione. Intanto c'è una rimessa con le mani, Danilo ha fermato il pallone in calcio d'angolo, rimessa con le mani. Siamo estasiati dal pubblico del Lione, acclamano questa squadra benissimo. Ancora il pallone per Cornet, si torna all'indietro per Marsal, ancora all'indietro per Marcelo, sia dall'altra parte per Toussaint che non riesce a prendere il pallone, in rimessa laterale in favore della squadra bianconera. È appena arrivato nel Ekambi nella panchina, perché in panchina, perché adesso si può uscire a ogni parte del campo, si può uscire, prima era ognuno faceva i cambi per perdita di tempo. E quindi a volte quando si stava vincendo l'ultimo minuto faceva qualcuno il cambio per la perdita di tempo, proprio per fargli il 5 e tutto, adesso deve uscire da ogni parte del campo, quindi perciò adesso li fanno anche accurati i cambi. Il pallone per Cuadrado,
ancora Cuadrado che lo dà per Betancourt, si torna all'indietro per Bonucci, da Bonucci ad Alessandro, pallone in mezzo, si ritrova Cuadrado, il pallone per da Paolo Dybala, Dybala, pallone in mezzo per Ronaldo, 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 Ronaldo non può, non si può girare, pallone per Alessandro, pallone in mezzo, non ci arrivano, non ci arrivano, e allora ancora il pallone quasi fuori, pallone, tiro di Dybala, mamma mia Dybala che ha tutto, non ho capito se ha tutto sangue, se sanguina Dybala, quindi dovrebbe uscire per una medicazione Dybala, abbiamo visto sanguinante Dybala. Sì, sì, sanguina dal gomito Dybala. Dybala deve farci vedere perché sanguina dal gomito, si è messo le mani nei capelli. Maurizio Sarri. Esce il numero, esce Cuadrado. Avevamo già detto che secondo me era meglio che uscisse Cuadrado e non e con entrata Gonzalo Higuaín. Ci abbiamo anche comunque preso. Eravamo proprio nella testa di Maurizio Sarri. Sta guardando Pavel Nedved. Poi Paradis da una Agnelli da un'altra parte. Dicono vai fuori. Dice il delegato, il quarto uomo, il signor Guglielmo Cuadra Fernandez. Perché ciao. È il gomito che gli esce sangue, l'abbiamo già visto, quindi deve uscire. De Ligt che fa, prende lui il pallone De Ligt, c'è un fallo del giocatore 27 Cornet ai danni di Rabiot. Allora, Lione 1, Juventus 0, il gol al 31esimo di Toussaint. Allora siamo a 20 minuti, siamo a 19 minuti dalla fine del match, più compreso anche il recupero. Poi adesso dicono, vediamo, forse si gioca adesso in 11 contro 11, pallone per Dybala, 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 e pallone messo, era quasi in mezzo per Gonzalo Higuaín. Quasi in mezzo per Gonzalo Higuaín, il pallone che è spazzato via da Uar. E allora, forse ancora in 11 contro 10. No, adesso è rientrato in campo Dybala. Forse gli hanno sistemato qualcosa per la medicazione. Allora il 31% del Lione contro il 69% della Juventus di possesso palla in questo secondo tempo. C'è il calcio di punizione in favore del Lione. Ferma il gioco Manzano. Allora Rudy Garcia va a vedere adesso cosa succede, quale altro cambio potrà fare Rudy Garcia. Fallo del giocatore del Juventus Matias De Ligt, però si è già ripetuto con il calcio di punizione in favore del Lione. Ancora ci sta provando fino alla fine. Allora il pallone per Terrier, il pallone per Orer, poi dà il pallone a Denayer. C'è una rimessa con le mani in favore della Juventus. Allora l'Olympique Lyon adesso non riesce a sfruttare bene tutte le occasioni perché sta facendo poco possesso del pallone, a differenza della Juventus che ha il 69% del possesso palla in questo secondo tempo. Allora il pallone che era per Ronaldo, ancora non, adesso c'è un fallo, fa i danni di Cornet, il giocatore, il fallo è di Aaron Ramsey.
Allora, ricordiamo ieri il pareggio dell'altra italiana, il Napoli, 1-1, ha segnato un gol bellissimo, il gol dell'1-0, proprio il grande Dries Mertens. E allora Maurizio Sarri sta nervosissimo perché non ha lasciato dall'inizio primo tempo quella piccola sigaretta che fa lui per il nervoso, Sono allora tutti i bianconeri presenti qui a Lione. E sono molto nervosi, quindi comunque la Juventus già non ha il tifo, non ha i tifosi per il derby d'Italia per il coronavirus, e quindi già è una pecca per la Juventus. Ce l'ha qui, perché qui è Lione. Ancora il pallone per Dybala, ancora servito. Era servito Aaron Ramsey. Ancora la Juventus che ci sta provando. Adesso riprende il pallone Alexandro, il pallone per Ronaldo e ancora pallone per la Juventus, il pallone per Dybala, scambia per un compagno Dybala, ancora il pallone messo in mezzo, allora non viene spazzato via, ma la Juventus con un gran pallone, il pallone di Dybala che di Alexandro si scaramenta sul fondo. Allora la nostra postazione sembrava Dybala, invece è stato Alexandro. Una Juventus che veramente adesso deve stare attenta, una Juve che adesso non può. Intanto chiamano, fa entrare i sanitari Gil del Lione, Gil Manzano. E allora si prepara un cambio per il Lione, purtroppo un cambio. Allora e allora vediamo cosa succede adesso. E allora si vede anche adesso c'è la battuta, adesso è rimessa dal fondo del Lione. Ancora adesso in questi minuti c'è un possesso palla netto per la Juventus. Allora, quando il possesso palla è netto vuol dire che adesso ci prova sempre. Intanto il Lione agli ottavi praticamente Champions League è stato molto molto in difficoltà. Esce il 14 al momento, dubbio il numero 14, e sta per entrare il giocatore Kentete, è entrato il 23 Kentete, il secondo cambio anche per il Lione. Kentete è entrato. E allora vediamo come andrà con questo cambio. Allora
il De Ligt. Leonardo Bonucci, che ha sulla faccia centrale. Bonucci scambia per un compagno. Ancora il pallone per Alessandro. Bonucci, va il pallone per Dybala. Dybala, Dybala ancora, Dybala contro due, pallone per Cuadrado e pallone il tiro. Murato in questo caso, ancora Juve in possesso palla con Aaron Ramsey, poi c'è stato il fallo, non è stato visto, c'è un giocatore a terra, era il giocatore numero 7, Martin Terrier. Allora c'è Betancourt e anche il giocatore 33 Federico Bernardeschi, che è entrato. E allora è entrato anche Federico Bernardeschi, è uscito Adrien Rabiot, è entrato Federico Bernardeschi, quindi non avevamo detto quando è uscito, era entrato Kanté, era entrato anche Federico Bernardeschi, quindi è entrato Federico Bernardeschi, ha finito i cambi della Juventus, è uscito Adrien Rabiot, giocatore numero 25. Allora un altro cambio, sta per entrare il giocatore numero 3, Joachim Andersen, quindi Joachim Andersen, c'è un giocatore del Lione a terra. E allora vediamo, in questo momento che cosa succede adesso. Si è entrato Andersen, è uscito Maxwell Cornet, che era ammonito, lo sarà diffidato nel match di ritorno all'Allianz Stadium di Torino. È uscito Cornet per infortunio, quindi il terzo cambio l'ha usato per infortunio. E allora è accompagnato proprio dai sanitari negli spogliatoi, quindi peccato per Cornet, stava giocando una bellissima partita. Il pallone che viene recuperato proprio il pallone a De Ligt. De Ligt va al giocatore numero 33 Bernardeschi. Va da Bernardeschi per un compagno. Poi il pallone per il pallone messo in mezzo per Danilo. Nessuno ci arriva e quindi ci sarà dell'Eventus, ci sarà rimessa con le mani. Già rimessa, no, dal fondo. La regia mi corregge, rimessa al fondo, era il di testa Gonzalo Higuain. Tutti che stanno festeggiando qui all'Olympic Stadium, praticamente. E allora si vede proprio quello che fanno queste squadre. Intanto ci prova la Juventus, il pallone per Bernardeschi, sbaglia Bernardeschi, riparte subito l'Olympique Lione con Terrier, ma non riesce, allora arriva il pallone di nuovo a Szczęsny. Allora
bisogna capire quali sono le cose al momento. Il pallone che viene dato al numero 10 Dybala arriva il pallone per Aaron Ramsey. Ronaldo spazzato via il pallone, recuperato Mattias De Ligt, stava per andare in rimessa con le mani. Siamo all'84esimo, il parziale è di 1-0 per l'Olympique Lione, assegnato al 31esimo del primo tempo. Tousart, ancora pallone in mezzo, quasi pallone in mezzo, chiedevano calcio di rigore i giocatori della Juventus, per forse per un contatto con Cristiano Ronaldo. E allora adesso bisogna rivedere. C'è stato un errore, quindi si è arrabbiato Maurizio Sarri, che chiedeva anche lui il calcio di rigore, ma adesso Juventus sta pressando e sta mettendo in netta difficoltà il Lione, che non riesce più a ripartire. Ripartite in questi 10 minuti una sola volta, che è stata in precedenza, che ha parato Szczęsny. Ancora il pallone messo in mezzo, nessuno riesce ad andare. De Ligt recupera ancora il pallone, il 90, Paolo Dybala, il tiro sul fondo di Gonzalo Higuaín, che si dispera. Gonzalo Higuaín e festeggia Lopez, mamma mia. E allora devo dire la verità, è stata questa una partita interessante, lo è, mancano ancora 4 minuti più recupero alla fine della partita. Allora Tousart al 31esimo minuto ha segnato il gol del vantaggio del Lione. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Lione. E allora si vede, questa è nella competizione UEFA sarà 50ª presenza per Cuadrado, forse la prossima contro il Lione in Juventus Lione. Agnelli preoccupato, sta vedendo la partita dalla tribuna, è preoccupato Agnelli. Ancora recupera il pallone la Juventus con Bernardeschi, va il pallone per Alessandro, ancora il pallone per Dybala, ancora un ottimo pallone per Betancourt, Dybala, ma si alza la bandierina in ritardo, ma il primo assistente Diego Berbero ha fischiato il fuorigioco. Col piede davanti Paolo Dybala, anche comunque segnato, poteva anche essere il gol del pareggio, che serve a molto alla Juventus. E allora deve continuare. Adesso bisogna attendere i minuti finali per Juventus, che riparte il pallone, c'è in mezzo Gonzalo Higuaín, non viene servito, ma viene servito Lopez. E allora
Allora, nel modo del servizio siamo riusciti a vedere la VAR, il VAR ed era fuori gioco. Si era disperato Paolo Dybala. 88esimo e 20, Lione 1, Juventus 0. La Juventus sta per ripartire, riparte sulla fascia sinistra, il pallone per Dybala, ancora una volta ci prova la Juventus, ancora 1-2, il pallone messo in mezzo, Ronaldo, ma il pallone non è uscito ancora, chiedono adesso un calcio di rigore per la caduta di Paolo Dybala e adesso non si arrabbia. Si è arrabbiato Maurizio, rivediamolo. Era dentro il pallone. Vediamo. Là era caduta netta. Bisogna richiamare il VAR in questo caso. Richiamare il VAR perché se è netto il rivedere ancora. Lo ha trattenuto però l'ha trattenuto, quindi era rigore. Voglio andare a vedere al VAR Gil Manzano, ma non è di questo parere. Non è di questo parere proprio lui. E allora non hanno neanche Joan Martinez e Riccardo De Burgos a dire che è il che è che era rigore e andarlo a rivedere, hanno detto che non era rigore. E allora in pallone che va a Szczęsny, poi va a Danilo. Da Danilo si va a Aaron Ramsey, Bernardeschi, il pallone per Alessandro. 5 saranno i minuti di recupero. 5 minuti di recupero sono iniziati, siamo già a 20 secondi all'inizio dei minuti di recupero. Lione 1, Juventus 0. Allora la Juventus che sta attaccando da tantissimo tempo, dal 75esimo minuto, non riesce più il Lione a ripartire. Ripartì una sola e solissima volta all'87esimo. Ma non era riuscita a concretizzare, diciamo che dal 75esimo la Juventus attacca ma senza trovare il gol. Il pallone per Aaron Ramsey, il Dybala, pallone in mezzo, Aaron Ramsey, pallone messo in mezzo, il pallone in rimessa laterale proprio da Joachim Henderson, che è entrato al posto di Cornet, che si è fatto male. E allora ancora la Juve con Ronaldo pallone messo in mezzo, hanno avuto in questo caso prima sembrava netto il rigore, adesso no, adesso ci prova il Lione che ha avuto quell'occasione al 31esimo minuto di gioco. Tuzert che ha segnato il gol del vantaggio. Ancora Juve che ci sta provando, spazza il pallone Marsal, ancora Juventus non riesce a prendere il pallone, Tete, ancora c'è un fallo ai danni di Tete e allora c'è il calcio munizione. Se n'è andato anche il secondo minuto di 5 di recupero. La Juventus è sul la Juventus sta perdendo contro l'Olympique Lione che ha segnato Tuzart. Allora se n'è anche andato mezzo, se n'è andato 2 minuti e 30 di rigore, quindi qui c'è un mini scontro. Infine appena finisce la partita vi aggiorneremo su l'altro quarto di finale di UEFA Champions League, che finiscono qui, quarti finale
di UEFA Champions League. Allora, e allora è una, questa è una partita importante per la Juventus, che ci sapranno gli ultimi rigori. Il tiro sul fondo di Cristiano Ronaldo. E allora il mancano, c'è un giocatore del Lione a terra. Andiamo, è il giocatore numero 20, Marçal. E allora potrebbe essere dato un ulteriore minuto di recupero. Si aggregherebbe ai 5-6 minuti di recupero. Perché è iniziato l'ultimo di recupero, ma per il momento niente. Allora, intanto stanno esultando tutti i tifosi del Lione, che hanno affollato lo stadio. Ancora la Juve che prova a ripartire, ma deve rigiocare dalla propria metà campo. Arriva un pallone, è arrivato un pallone per Bentancur, spazzato via da Suarez. E l'arbitro guarda il minuto, guarda l'orologio, vediamo che sta succedendo, non riusciamo a capire l'arbitro che fa. Gil Manzano l'arbitro, a qualcuno gli ha detto che si farà anche il recupero. Un minuto, secondo me si sono persi 2 minuti e secondo me 7 dovrebbero essere i minuti di recupero per quelli che si sono persi. Intanto l'arbitro sta veramente a giocare alla Juve, chiedono, sono tutti arrabbiati perché stanno veramente quelli del Lione togliendo sempre il pallone in mezzo per Lopez. Finisce qui l'Olympique Lione vince i quarti di finale, gli ottavi di finale, d'andata, quindi con il gol di Tuzart al 31esimo minuto, al 31esimo minuto del primo tempo ha segnato. Beh, non c'era da aspettarsi un Lione così combattente, un Lione che non l'abbiamo mai visto in questo il Lione, perché vi ricordo che il Lione praticamente l'ultima partita aveva vinto 2-0 col Metz ha vinto la partita con il Metz in Ligue 1. Allora l'ultima partita il Lione aveva vi dico che il Lione l'ultima partita mi sa che è stata posticipata, intanto comunque è stata una partita molto bella, peccato per la Juventus che non è riuscito a dare il meglio praticamente, perché deve continuare a giocare anche meglio nel proprio campionato. Si sta giocando il campionato con Lazio ed Inter, domenica c'è la partita, il derby d'Italia, la Juventus non fa bene agli uomini
di Maurizio Sarri, agli uomini di Sarri, perché hanno tanto da fare praticamente. E allora è stata una partita davvero interessante. L'ultima è stata contro il Metz il 21 di venerdì 21. Però io devo dire che, nonostante abbia giocato contro il Metz, Lione ha dato alla Juventus è stata una marcia in più. Lione, Rudy Garcia ha di nuovo ribattuto la Juventus, perché lo ricordiamo in quella partita con la Roma, che la vinse in quella partita contro con la Roma. Adesso l'hai battuta. Ma Maurizio Sarri, anche se ha messo le forze fresche, non sono usciti, soprattutto Gonzalo Higuaín, che ha mandato moltissimi palloni fuori dal campo, alcuni anche di Cristiano Ronaldo alle stelle, e purtroppo ha anche e soprattutto la Juventus reclamato anche tanti calci di rigore. Forse l'ultimo poteva anche essere rigore, ma hanno anche valutato forse che Dybala si era anche un pochino buttato, Paolo Dybala. Però comunque Jesus Gil Manzano, anche se vedeva, doveva vedere anche al VAR. Allora, con questo risultato dell'Olympique Lione 1, con il gol di Toussaint al 31esimo minuto, finisce qui il nostro collegamento con il Stadium de Clines qui a Lione. Daniele con noi è tutto, un buon proseguimento con i nostri programmi e ancora una buona Champions League a tutti, ricordando che la Juventus ha il derby d'Italia, ma continuate a seguire le italiane nelle coppe europee, le coppe europee. Domani in UEFA Europa League ci sarà Ghent-Roma alle 19 e alle 21 Inter-Ludogorets. Purtroppo l'Inter non ha porte chiuse per il coronavirus, non ci ha fatto piacere una cosa, lo dico, vedere le immagini dei giocatori Ludogorets con mascherine e con guanti, non ci è piaciuto, perché hanno voluto dire che anche noi italiani, anche gli interisti hanno il coronavirus. Ci dispiace tantissimo, però le italiane nelle coppe vanno sempre portate in alto, anche quando non hanno un buon risultato. La Juventus ha avuto tante occasioni, le ha sprecate, però questo è lo spirito di squadra. Dall'Olel Stadium di Deslin è tutto. Daniele De Conno vi ringrazia per averci seguito. Con il gol di Toussaint al 31esimo vince Lione la gara d'andata degli ottavi di finale UEFA Champions League. Il ritorno sarà praticamente il 17 marzo alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Grazie a tutti e una buona serata a tutti quanti. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente da Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Un saluto. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.